Rassegna stampa di oggi, seconda edizione. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Governo Berlusconi ritratta, dice: mai detto di volere governo col PD. Salvini è il leader. Di Maio risponde: collega, possibile, buon lavoro. Presidente di Forza Italia, quella tema è di rimanere isolato. Fa retromarcia sull'apertura al Partito Democratico e incorona il segretario leghista alla guida del centrodestra. È la persona che deve esprimere il leader. Nella polemica si inserisce il capo politico del Movimento 5 Stelle in quello che ha tutta l'aria di essere un tentativo di allargare la spaccatura nel centrodestra. Con il Carroccio possiamo fare cose molto importanti, ha detto. Ilaria Alpi, le carte sparite e poi riapparse dopo 5 anni con la telefonata che incolpa gli italiani. È un gioco di specchi, di testimoni falsi, di carte che spariscono e riappaiono. Sono passati 24 anni dal 20 marzo 1994, quando l'inviata Rai, Ilaria Alpi e il suo cooperatore Miran Horvatin rimasero uccisi in un agguato a Mogadiscio, in Somalia. Una montagna di carte raccolte nel corso di inchieste e processi finiti con la condanna di un innocente, un ginepraio di ipotesi e l'ombra del depistaggio, evocata apertamente dalla recente sentenza della Corte di Appello di Perugia, intervenuta nella revisione della sentenza contro il somalo Hashi Omar Hassan, dichiarato innocente dopo 17 anni di carcere. Quirinale, con 765 dipendenti, doppia la Casa Bianca. Funzionari del Colle prendono più dei consiglieri di Trump. L'amministrazione della Presidenza della Repubblica rende noti i dati del bilancio 2018 e del prossimo biennio, confermata la spesa di 224 milioni. La metà, 115 milioni, va in spese di personale che guadagna mediamente 65 mila euro più degli omologhi a stelle e strisce. Il più pagato nello staff del Presidente USA prende 152 mila euro. A Roma si arriva a 240 mila euro. Brescia, 25enne pakistana uccisa da padre e fratello, voleva sposare un italiano. La vittima, Sama Kema, aveva 25 anni. Tornata nel Gujarat, è stata sgozzata dai familiari che non accettavano le sue intenzioni. Sgozzata dal padre e dal fratello perché si era innamorata di un ragazzo italiano e aveva intenzione di sposarlo. Sana Kema, 25 anni, pakistana, viveva da quando era piccola a Brescia, dove aveva studiato e si stava costruendo una vita. È stata assassinata dai suoi familiari nel Gujarat, la sua regione d'origine, dove era tornato un paio di mesi fa, come riporta il giornale di Brescia. Padre e fratello sono stati subito arrestati dalle autorità giudiziarie e ora sono in carcere. Termini Imerese nuovo al capolinea. Gli operai dicono basta speculazioni della politica, dove sono andati i 20 milioni. L'assemblea, dopo che Invitalia non ha più potuto rinviare il Red Rotation e ha chiesto indietro i milioni pubblici anticipati a Blu Tech per riconvertire l'impianto in seguito all'accordo stretto con l'ex ministro Federica Guidi il 23 dicembre 2014. Cari amici, con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.